Allora, ciao amici di Potere Robotico, abbiamo un pezzo secondo me particolarmente importante, ossia l'Astroganga. L'Astroganga versione HL Pro distribuita da Metaltech e niente, questo è un pezzo secondo me imprescindibile, brutto ma imprescindibile. Astroganga ci vuole. Sì. Tra l'altro è il secondo robot della storia. Fate. Quindi dopo Super Robot 28. E mi sembra di aver letto, non so se siano corrette le informazioni su Wikipedia, questo è il primo robot a colori. Ah, addirittura. Perché, sì, che poi definire lo robot è... Sembra un po' un umanoide. Ma lui infatti è un umanoide, da quello che ho questo letto viso, un po' della storia, sostanzialmente, naturalmente nella canzone ci introducono che i malvagi sono i blaster. Mm. E sostanzialmente loro sono dei distruttori di mondi. Mm-hmm. E la scienziata di questo mondo che loro, i blaster, stavano distruggendo, lei riesce a scappare e si rifugia sulla Terra. Naturalmente si innamora di uno della Terra, generano un bambino che adesso tra l'altro porta sfortunato sì, molto sfortunato. Adesso aspettate, che proprio i nomi in questo momento me li sto proprio scordando. Questa figuretta in piombo. Sì. Beh sì, in ferro, boh, adesso. Però... Vabbè, potrebbe essere Zama. Non colorato. Esatto. Allora, una scienziata di alieni di nome Maya è precipita sulla Terra. Il suo pianeta natale è stato completamente raso al suolo dal Blaster, una spietata razza di invasori spaziali che ruba le risorse naturali dei luoghi conquistati. Tolgono l'ossigeno, distruggendo così l'ambiente biologico del pianeta. Lei si innamora di uno scienziato umano e dà alla luce un bambino, Kantaro. Kantaro, perché lui cantara. Esatto. Muore dopo aver sofferto di esposizione a radiazioni, quindi anche male. Anche male, bene. Devastanti subite sul suo pianeta. Quando 10 anni dopo i blaster si apprestano a invadere anche la Terra, il figlio dovrà cercare di sconfiggerli combattendo con Astroganga, un robot costituito da una specialissima forma di metallo vivente. Ah. Infatti... lei ha questo metallo, poi riesce a forgiarlo e forgia l'Astroganga, che sostanzialmente è un robot ma vivente, non è senziente, eccetera, dotato di sentimenti. Mm. È chiaro che la combinazione vincente è quando Kantaro si fonde con l'Astroganga, perché l'Astroganga comunque sia da solo è dotato di poca volontà e quindi tende a fermarsi subito, cioè la prima difficoltà. Allora poi entrando in... guardate che c'è anche... Sì, perché mi ricordo che il bambino ha in mano tipo questo... un oggetto che ha questo simbolo, lui richiama Astroganga, si trasformava in una specie di luce il bambino e entrava proprio qua dentro. Certo. Infatti, qui poi sempre prendendo da Wikipedia, ci viene specificato che Astroganga è un robot senziente che, entrando in uno stato di simbiosi col giovane Kantaro, difende la Terra dai crudelissimi blaster, mostruosi e pericolosi invasori alieni intenzionati a conquistarla. Le battaglie che si svolgono sono molto particolari. Kantaro non guida Astroganga, ma ne viene assimilato fuso dopo essere... stato trasformato in energia dal raggio di teletrasporto emanato dal disco medaglione che l'automa porta sul petto. Esatto, ossia questo. Quello che dicevo, sì. Astroganga è molto differente per tipologia della maggior parte degli altri robot che l'hanno seguito. Il suo aspetto è nel complesso decisamente umanoide, come si può evincere anche dalla forma proprio del modello in se stesso, essendo un essere senziente, parlante e ragionante, è passibile di provare dolore e la sua mimica facciale grazie alla bocca e agli occhi è molto spiccata. Prova sentimenti di paura, ira, coraggio, senza l'apporto di Kantaro tuttavia perde rapidamente la volontà e non riesce più ad avere il perfetto controllo dei combattimenti. Sebbene possa volare, non ha particolari abilità speciali, deve fare di me affidamento solo su se stesso e la sua forza per vincere le battaglie. Infatti, esatto. Il termine robot è androidone. Sì, è comunque un essere vivente che al posto di essere fatto di materia organica è di metallo. È fatto di materia metallica. Sì, quindi, sì, infatti, sì, anche privo di meccanismi, ha una sorta di motore all'interno del proprio corpo e lui si rigenera
o comunque riprende energia quando poi, finita la battaglia, va dentro un vulcano. Ah, e quindi... sì, mi ricordo la cosa del vulcano, perché quindi... io mi ricordo che quando lo vedevo da piccolino, però, perché ogni tanto qualche puntata la vedevo, io me lo ricordo un po' inquietante, però, come cartone animato, perché era triste, aveva un coso triste. Io mi ricordo anche una bellissima sigla. Sì. Che poi magari ascolterei un attimo così quando volante. Quando lo girelleremo. Con i potenti sapienti mezzi di potere robotico. Allora, vogliamo parlare un attimo del robot? Sì. Il robot è, secondo me, la sua punto forte, il punto più forte di questa è la colorazione. Sì. Che secondo me è completamente azzeccata, fatta da Dio e non con errori grossolani come si era visto in Gattaiser o in altre uscite Metaltech. Qui hanno fatto veramente un lavoro encomiabile. Gli snodi... si sono messi a posto un po'. Gli snodi sono quelli soliti della Metaltech, un po' ridicoli. Sì, perché sì, questi qua sono un po' bruttini. Ma anche quelli dei... anche quelli dei ginocchi pet, eh? E tra l'altro qui noto Piff, un piccolo difetto di Vernice Tour. E sono un po' così. Sì, non è un robot che si presta proprio a una posa plastica delle più spiccate. Però le fa, Le fa, però le fa. E poi secondo me le mantiene anche. Sì. Dunque, i piedoni sono un po' ciabattoni, un po' squadratoni. Vabbè. Come si facevano all'epoca. Esatto, ma anche forse come anche la Metaltech non è una, la Kelle Pro non è una ditta che si sbizzarrisce molto. Comunque a me la parte che poi piace di più è questo Bordeaux, che secondo me è proprio azzeccato. Anche lo sculpt del viso è buono. Sì. E, questa è la parte frontale, possiamo dare un'occhiata alla parte, dopo poi lo vedremo anche girellato, come faceva notare lo straccione. Ci sono i fori delle viti particolarmente in evidenza. Sembra una, molto abbondante. Sembra una cosa di groviera. E non c'ha i bottoncini. Ma meno male. Perché lo so che lei non gode. Sono la roba più sbagliata di questo mondo, i tappini di... perché... insomma, no, non le piacciono. No, sono, piacciono. Perché poi si incastrano male. No, sono degli schifi. Quindi se ci sono le viti, punto ve le tenete. Tanto lo si vede da davanti, eccetera. Abbiamo visto un attimo anche la posabilità. L'altezza è 17 cm. Sì. Sappiamo che questo non è l'unico Astrogang uscito in questo breve periodo, ma è uscito anche quello della 5 Pro, che costa molto di più rispetto a questo, perché questo qui si attesta tra un prezzo, diciamo, tra i 120 e i 130 euro. È comunque carino, è caro per è abbastanza essere... caruccio. Quello della 5 Pro è più grosso, ma costa anche più di 200 euro. Intanto. Quindi, Astrogang non è un modello che merita quelle cifre, perché comunque è brutto. Sì. È immancabile. Ci vuole, ma è brutterei. Insomma, non è... Non è un robot... Non è dal Tanius. No, è un robot per il quale non si possono far fallire. Ma neanche Mazin Kaiser, per dire. O un Daitan 3, o un 3... Il Trader G7 farà già più fatica comunque a far follia rispetto a... Però Trader è già molto meglio. Cioè, molto meglio, sì. Quindi, non facciamo follia per il Trader. Facciamo per questo. Vediamo il peso. La straccia bilancia sembra che funzioni. 181 grammi, essendo comunque dotato di tanto metallo, però non è pesantissimo. Mm-mm. Perché è piccolino, forme abbastanza longilinee, eccetera. Però il metallo, comunque, quando lo si prende in mano, lo si sente che c'è. Calghè. Esatto. Non è un modello... Facciamo vedere un po' la scatola. Facciamo vedere la scatola. E quel poco che c'è dentro, ovvero un cazzo. Beh, c'è dentro Cantaro. Ok, non colorato. Che intanto lo pesiamo pure lui. Sì. Mm. 22 grammi. No. Tutto in metallo, in zama o piombo, quello che è. E non colorato. La scatola discreta. Classico. E naturalmente Metaltech. Con questa... A me non piace questa banda... Nera? No. No, in alto no, perché mi dà... Cioè, la forma mi piace.
della scatola, la forma un po' trapezoidale. Sì, un po' ogiva. Un po' ogiva. Io invece l'avrei preferita più squadrata. E senza? E senza la... vabbè, però tanto li fanno quasi tutti così. La domanda qui ci viene già spiegata la dimensione, quindi un 6 pollici, 17-18 centimetri. Il robot sappiamo che non è dotato di armi, perché non ce le ha, se non quelle delle proprie... Cioè, tira di pugni. Abbiamo... Ah, è già di dietro. E c'è il blister, dove abbiamo dei set di mani, sì, il loculo dove mettere la stroganza, va bene, e la faccia, una faccia con uno sguardo, con le occhiaie, diciamo, stufo, sì, o incazzato, non lo so. Ah, ma non è, non c'è la, la è proprio la devi, c'è tirare, proprio la testa, la devi tirare via, c'è proprio la testa e piazzare, esatto. Che ecco qua, aspetta che inquadro, eccola qua. Poi comunque domani vedrete delle slide su Facebook, su Facebook. E poi c'è questo portachiavi. Sì, questa cosa imbarazzante. Sì, questa è molto imbarazzante. Perché è di una bruttezza infinita. Sì, devastante. E anche inutile, secondo me. È veramente devastante. Se metto un portachiavi, mettici qualcosa di carino, mica una roba da... da... boh. Bene. Decesso. Ora, fatta questa cosa, prima di andare a girellare, sì, io vi faccio vedere una cosa che esiste anche nella versione metallica. Di questo, aspetti, resti a calmo. Faccia. Esiste anche una versione metallica. Naturalmente la scatola differisce per un niente, se non ho scritto qui Metallic Edition. Basta. Tutto il robotico. Non manca niente. Non manca niente. Cioè di una cosa mancherebbe. La passa. No, quello che finisce per la prova. Ma quella è... Insomma, io spero sempre della Giusi. No, ma ancora non sanno chi è, magari. Chi è? I nostri telespettatori qua. Va bene, non si faccia sentire. Sì. Giusi, noi... siamo qua. Noi siamo tutti per te. Siamo qua. Visto che ti sei fatta avanti, adesso non... non tirarti indietro. Esatto. Abbiate pazienza solo un attimo. Intanto ti faccio vedere all'opera. Vediamo se la versione... adesso non si vede bene, ma potete vedere da lontano che non c'è solo il sensei, ma c'è anche un senseino dietro al sensei che sta lavorando. Allora, ecco qua. Ecco qua la versione Metallic. Che non è male. No. Io infatti pensavo che fosse migliore della... della normal version. E vedete che si gode. È un colore meno sciassoso. E l'altra differenza è che al posto di esserci Cantaro, è cromato. È cromato. Bello anche questo Cantaro cromato. E il prezzo non differisce, no, mi diceva. No, no. Quindi uno decide se vuole la versione anime. Sì, sì, anime, la normale. Normale, e questa o quella metallizzata. È buona la versione metallizzata. Sì. Non è male. Naturalmente, vabbè, i snodi sono uguali, non differisce di una virgola. E boh, non c'è molto altro da dire. Quindi io adesso a questo punto direi di far sparire la versione Metallic. Sì. Anche Cantaro Metallic, o anzi Trove, e direi di andare direttamente in pagellamento. Esatto, con grande gioia dei nostri fan. Allora, cominciamo a farlo trottare. Io osservo un attimo. Si guarda i messaggini porno. Porno sul cellulare. Sì. Eccoci qua.
con la birra dei Power Rangers andremo, io probabilmente da questa nuova recensione rettificherò di nuovo il mio sistema di votazione. E dai, e... cambiamenti, io sarò magari più fiscale sul rapporto qualità-prezzo, ma sul voto finale poi mi lascerò più andare verso il cuore che verso il portafoglio, esatto. Quindi per chi vuol dare più importanza al proprio portafoglio, guardi il rapporto qualità-prezzo, il voto che gli darò. Okay. Se invece uno non ha problemi di budget, perché c'è il dinero, esatto, allora già ve lo dico, compratemelo. Allora, impatto estetico, per me io gli do un 8,5. Poi materiali o verniciatura? Materiali. Uno dei due, tanto materiali, e effettivamente è un po' leggerina, me l'aspettavo un po' più pesante, quindi pensavo di dargli un 8, ma in realtà gli do un 7,5. Verniciatura io gli do 10. Anche se qua abbiamo visto che c'era un difettino, ma magari solo del mio. Ad esempio, no, ho guardato il Metallic, non ce l'ha. Non c'era. Beh, io gli do 10. 10. Poi... Le piace molto questo colore, sì, insomma. Sì. Poi, cosa abbiamo come votazione? Come... Accessori. Ma di mani, di cantaro, ci ha voluto mettere anche il portachiavi, era meglio se non ce lo mettevo, esatto. Cioè quello fa abbassare. Io gli do 4 accessori, anche se di fatto lui non è che abbia... Non deve avere spade o particolari. Usabilità gli diamo un 6,5, trasformazione non c'è. No. Confezione. Abbiamo detto carina, ma non le piace il piccaglio sopra? Ma sì, cioè mi dà una prosa da supermercato. Cioè, da roba appesa in Ipercop? Ma sì, ragazzi. Insieme a quelli della Hasbro? Sì, esatto, cioè no. Per me, oh, bello il disegno. Sì, il disegno è bello. Tutto sommato, gli diamo un 6,5 alla confezione e vaffanbego. Rapporto qualità-prezzo, giusto? Sì. E quindi questo è un momento topico, nel senso che chi deve guardare il proprio portafoglio deve guardare questo e poi sì, dopo... Cioè io vorrei non dargli la sufficienza, però in realtà secondo me se la merita, anche nel rapporto qualità-prezzo. Cioè io un 6 glielo do, nel rapporto qualità-prezzo. Giudizio finale io gli sempre do... pensando che è un robot che comunque in collezione ci vuole. Sì, ma questo però lo parliamo più del giudizio finale, che nel rapporto qualità-prezzo è esente dal... deve essere una valutazione proprio oggettiva, non soggettiva. Nel giudizio finale invece andremo a mettere tutte queste variabili del fatto dell'imprescindibilità dell'oggetto, per cui io sono particolarmente soddisfatto e io gli do un 7,5 sto bagaglio. E quindi diciamo 6 per la logica, esatto, ma per il quale un 7,5. Sì. E ci salutiamo. Basta, tanto non c'è da dire nient'altro. No, se vuole dire, se vuole salutare la Giusy o... No, ma ci penseremo. O in altre sì. Ok. Niente, iscrivetevi che siamo arrivati a 1500. Ditelo ai vostri amici. Follower. Sì. Siamo presenti ovunque, su Instagram, su Facebook. Esatto, Instagram soprattutto, perché non ci sono... Non so quanto siamo arrivati Instagram. Siamo arrivati a 100. Follower. Vabbè. Non tanti. Va bene. Però siamo arrivati a 1500. Anche perché su Instagram mettiamo delle cose che in altre parti non vedete. O perlomeno vedete delle foto che prima... Esatto, prima. Esatto. Mettiamo gli arrivi, o dopo, robe che arrivano. O dopo. Anche perché, ad esempio, l'astroganga non ce l'abbiamo ancora messo. Però deve ancora andare online. Esatto, in questo momento in cui parliamo, quindi non è detto. Esatto, adesso magari gli faccio anche una foto e lo ficco su Instagram. Basta, cioè, più che iscrivervi non potete mica fare. Se volete farci la donazione, come al solito, molto bene. Va bene.
hai te.